Quando pubblico e privato si mettono insieme per la crescita della città. E ciò che è avvenuto a Piedimonte Matese è stato appena inaugurato, infatti, con il consueto taglio del nastro da parte dei bambini, un parco giochi donato dalla clinica Tena Villa dei Pini di Piedimonte Matese, non nuova a queste iniziative benefiche. Erano presenti i titolari della innovativa struttura sanitaria, il sindaco di Piedimonte Matese Vittorio Civitillo e parte dell'amministrazione comunale, ma soprattutto tantissimi bambini accompagnati dai relativi genitori che si sono divertiti all'ombra degli alberi secolari che proteggono l'antico polmone di verde a due passi dal centro urbano. Una struttura che a Piedimonte Matese mancava e grazie alla quale potrà esserci anche una spinta per un definitivo rilancio dell'area già negli obiettivi dell'amministrazione comunale e un luogo di aggregazione all'aria aperta. Fra la clinica Atena, dunque, e la città c'è un rapporto sempre più stretto? Lo abbiamo chiesto al dottor Pasquale Simonelli, presidente della struttura sanitaria. Ora, la politica della clinica che si è insediata a Piedimonte su una vecchia struttura che è stata creata nel 1955 ha tentato di trasformare questa casa di cura da centro solo ed esclusivo di centro terapeutico e quindi di ricovero dei pazienti che avevano bisogno della sanità in una struttura che oltre appunto al benessere fisico e alla terapia, quindi legata per questo benessere fisico, ha tentato anche di instaurare con la cittadinanza e con i medici di medicina generale un rapporto amicale che va al di là, ripeto, del solo benessere fisico del malato, un rapporto sociale in modo da coinvolgere la cittadinanza. Nell'ambito di questa capacità di aggregazione, di questo coinvolgimento di più persone per il benessere sociale, anche questa inaugurazione di un parco gioco per bambini è un ulteriore elemento aggregante perché fa partecipare le famiglie a un benessere fisico, quale è appunto il gioco all'aria aperta. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it.